Ciao a tutti ragazzi, 50esimo Sette Colli 2013, in compagnia ovviamente di Gianluca Attanasio e Massimiliano Solino. Si è presentato solo questa volta ragazzi, allora Massimiliano ci ha onorato di questa visita prestigiosa al trofeo quasi finito. Gli ultimi saranno i primi, il nostro sorriso non è di certo l'ultimo ad essere dimenticato. E infatti io devo dire che ti ho aspettato a braccia aperte perché... Però ti ho detto che sei arrivato, eccomi qua per mantenere la promessa. E Massimiliano è uno di parola ragazzi, devo dire la verità. Persona di cuore comunque che spero Massimiliano ti voglio rivedere un'altra volta in vasca. Cerco soltanto di contraccambiare quello che è l'entusiasmo del nuoto e l'entusiasmo appunto di dare un contributo per avere più risonanza possibile. Tornare in vasca, perché no? Io comunque da lunedì sono di nuovo in vasca. Molte persone dopo Sette Colli cercano di smettere, noi riprendiamo, non è mai tardi per levarsi delle soddisfazioni. Principalmente noi facciamo nuoto perché ci piace, fa bene a tutto quanto, perché siamo tutto quanto uguale, cioè ci sono delle cose che purtroppo il nuoto non ha bisogno neanche di campagne pubblicitarie. Va bene. Allora saremo in due in vasca, perché ho deciso di tornare pure io, nonostante ormai la mia età non avanzata, ancora di più avanzata, e quindi automaticamente diciamo che siamo dei temerari. Ma forse per questo la gente ci ama, perché ognuno di noi, dietro una storia sportiva, perché tu ci insegni, io l'ho sempre detto da quando ci sentiamo, hai portato il nuoto in Italia, dalle tue medaglie olimpiche, alle tue medaglie mondiali, perché dietro le persone c'è una storia, la gente si appassiona alla storia, perché ci sono tanti campioni che vincono tantissimo e poi scompaiono. Certo, la verità è che ho avuto anche la fortuna di nuotare per tanti anni, perciò a furia di rompere il palo e un po' la gente mi ha riconosciuto. Però è vero che l'ho dimostrato adesso, tutte le cose che ho detto, non so, 5-6 anni fa, che dicevo una volta che avrei avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi, una volta che avrei deciso o meno di smettere, avrei comunque continuato a tenere nel nuoto e non perdere mai il sorriso. Perciò questa è la dimostrazione che in effetti quando dico una cosa la penso veramente. Infatti tu per me sei l'ambasciatore del nuoto, io devo dire la verità, ti farei subito ambasciatore del nuoto perché hai portato in vasca tante persone, anche me hai diciamo dato allora, uno sprone. Allora tu mi fai ambasciatore del nuoto, io faccio responsabile ufficio stampa Gianluca Attanasio. E io vi ringrazio, quindi con questo pronostico, questo augurio, salutiamo tutti i miei amici di Facebook e di YouTube, ma sia, sicuramente ci saranno altri appuntamenti, no? Sicuramente. Sicuramente, ci vediamo presto. Ragazzi, un saluto a Gianluca Attanasio e Massimiliano Rosolino.